Ciao a tutti e benvenuti su Che Stile. Io sono Andrea Cimatti e oggi con Marco Magli parliamo di titoli di Stato. Caro Marco, questi titoli di Stato cosa sono? Beh, innanzitutto ciao Andrea. Io volevo partire subito così. No, dai, ciao Andrea. Sta prendendo tempo, eh. Ciao a tutti, sto cercando di ricordare cosa sono i titoli di Stato. I titoli di Stato sono delle obbligazioni periodicamente emesse ovviamente dallo Stato al fine di finanziare il debito pubblico. Banalmente lo Stato cosa fa? Chiede i soldi ai risparmiatori italiani e in cambio che cosa dà lo Stato? Dà degli interessi. Ovviamente gli interessi possono essere sotto forma di cedola, come succede nel BTP. BTP è buono poliennale del tesoro e appunto in questa forma di titoli di Stato gli interessi vengono dati periodicamente due volte all'anno, okay. Sono cedole semestrali, oppure c'è il classico BOT, buono ordinario del tesoro, dove non è dato sotto forma di cedola ma viene dato alla fine. Il BOT viene acquistato ad esempio a 98 e a scadenza sai che ti rimborsa 100, quindi quello è il tuo guadagno. Benissimo. Molto semplice. Si sente, cioè diciamo che la frase classica è: no vabbè, ma io non voglio rischiare, compro solo titoli di Stato. È vero che sono così sicuri i titoli di Stato? Allora, no. Ecco, sfatiamolo questo mito. No, diciamo che almeno non tutti i titoli di Stato sono sicuri. È famoso il caso dell'Argentina che anni fa ha fatto default, quindi chi ha investito nei titoli di Stato dell'Argentina non ha più visto i suoi risparmi. Perché come falliscono le società e le aziende, capita che falliscono anche gli stati. Le persone più informate sapranno che quando si fa qualsiasi tipo di investimento bisogna sempre fare una attenta valutazione dei rischi e anche appunto i titoli di Stato hanno dei rischi. Si può cercare il titolo di Stato migliore in base al cosiddetto rating. Il rating altro non è che una pagellina data o da Moody's o da Fitch o da Standard & Poor's che danno un giudizio allo Stato. Molto banalmente lo Stato che dà meno interesse è lo Stato più virtuoso. Ad esempio adesso se uno investe in titoli di Stato della Germania addirittura prende meno di quello che dà. Praticamente i tedeschi si fanno pagare i loro titoli di Stato come una cassaforte. Sì, sì. Tu gli dai 100 e sai che andrai a prendere indietro 99, però li andrai a prendere di sicuro, certo. Quei 99. Quando fallì l'Argentina, non ricordo bene, ma forse il titolo argentino dava il 7 o l'8%, forse anche di più, capisci che c'è una grossa differenza tra un titolo di Stato che ti dà 0, 1 o addirittura meno di 0 e un titolo di Stato che ti dà il 7%. Quindi ovviamente era già di partenza un investimento non sicuro, come dicevi, certo. Tu, ma molto rischioso, perché un 7% garantito doveva accendere la lampadina del rischio. Poi come sempre succede, uno spesso è abbagliato dal rendimento, certo. Dici io mi dà il 7% e un titolo di Stato lo prendo, poi purtroppo è finita come è finita, come tutte le cose troppo belle per essere vero, esatto, perché poi è così, spesso ci facciamo abbagliare come ho appena detto dal rendimento, dalla performance. Qua deve entrare in campo il consulente finanziario che ti consiglia e ti spiega perché magari il titolo di Stato tedesco ti dà sotto lo zero e un altro titolo di Stato di un paese molto indebitato o con dei grossi problemi invece ti dà 7, 8, 9% di rendimento. Sì, magari è quella persona, è quella vocina esterna, esatto. Che ti dice sì, va bene, però forse stiamo andando un po' troppo in là. Esatto, c'è sempre da guardare bene qualsiasi tipologia di investimento. Io ad esempio, Andrea, personalmente non utilizzo molto i titoli di Stato. Utilizzo molto dei fondi o delle SICAV dove all'interno si trovano un sacco di titoli di Stato. Okay. Ci sono i titoli di Stato italiano, tedeschi, svizzeri, titoli di Stato degli Stati Uniti, di tutto il mondo, perché do carta bianca al gestore e investe lui in tutto il mondo. Quindi ci saranno i titoli di Stato tedeschi per avere lo zoccolo duro, prudente e garantito, ma ci saranno anche i titoli di Stato, ad esempio argentini o della Grecia, che danno un rendimento molto più alto per andare a cercare il rendimento. Quindi si cerca sempre di equilibrare il portafoglio. Esatto. E la grossa differenza è che se tu hai solo i titoli di Stato dell'Argentina, ad esempio, e ti fallisce l'Argentina, tu hai finito. Se invece hai investito all'interno di un fondo comune di investimento o di una SICAV e hai dei titoli di Stato argentini, ti falliscono quelli, magari ti va a impattare per un 1%, 2% di tutto il paniere all'interno del fondo. Certo. La classica
diversificazione del rischio, di cui sicuramente faremo un video perché ne parleremo. È importantissimo, anzi essenziale. Per questo video è tutto, poi ovviamente sui titoli di Stato, come su tutti gli altri argomenti che tratteremo, potremo parlarne per ore, però questo vuole essere proprio un appuntamento di pillole per risvegliarvi l'interesse e andare poi ad approfondire realmente gli argomenti. Se ci sono domande, dopo magari possiamo fare delle pillole sulle domande. Assolutamente sì, e ovviamente scrivetecelo qui sotto nei commenti, fateci le vostre domande in modo tale che noi possiamo prenderle e poi farci un video dedicato. Noi ci vediamo, come dicevo, al prossimo video e come sempre, ciao! Ciao!